Volano le farfalle sul cielo di arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi faremo insieme una cosa veramente carinissima. Mi servono delle farfalle. E sì, mi servono delle farfalle per un lavoro che faremo più in là, un lavoro un po' più impegnativo, e devo creare delle farfalle che possano essere versatili ed essere usate in più lavoretti. Delle farfalle di carta. Facili facili. Siete curiosi? E allora spostiamoci sul nostro piano da lavoro e andiamo a creare delle bellissime farfalle di carta. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra bellissima farfallina di carta. Innanzitutto la nostra attacca tutto. Finalmente ho scoperto la provenienza di questa colla e ora vi so dire esattamente dove trovarla. Troverete prestissimo l'articolo sul mio blog. Se già l'ho scritto, lo troverete già in fondo nel box informazioni. Guardatelo sempre il box informazioni. Poi dell'acrilico bianco, qualunque tipo di acrilico bianco, non importa che sia di un'eccelsa qualità. Poi due pistilli, sapete i fiorellini finti, i pistillini? Ecco, esattamente due, bianchi. Questi li vendono in confezioni da 10, da 20 o da 100 nei negozi di belle arti o materiali per fare bomboniere, nelle mercerie. Costano, il costo di due non ve lo so davvero dire, il costo di un pacchettino da 10 si aggira intorno ai 90 centesimi, forse anche meno. Allora, delle mollettine, una per ogni farfallina che vorrete creare, delle mollettine così sui 3-4 cm di lunghezza, questa è 3,5. Un pennellino, una forbicina. È un sottotorta, perché le ali delle nostre farfalline le faremo proprio con la parte ricamata dei sottotorta. Ora, cominciamo immediatamente. Vi dirò subito che vi metterò delle sagome di ali di farfalla sulla mia pagina Facebook, nell'album Farfallina di carta. Troverete il link nel box informazioni, proprio qua sotto. E naturalmente prendete queste sagome semplicemente come dei punti di riferimento, ma sbizzarritevi con la fantasia, anche perché ogni merletto di sottotorta ha un andamento differente e quindi, vuoi o non vuoi, dovrete necessariamente piegarvi a quello che è l'andamento del ghirigoro del vostro, del pizzo del vostro sottotorta. Cominciamo subito. Innanzitutto tagliamo due pezzi di sottotorta. Io li piglio belli ampi in maniera da avere più superficie possibile da cui trarre spunto per le mie ali. Quindi forbici. E allora prendo due merletti, due curve, e sono troppi, ve lo dico sin da subito, ma è proprio per stare larga, e due curve per fare naturalmente quattro alucce, perché le ali delle farfalle io le compongo con due coppie di ali per lato. Oh, come sono complessa, ora vi spiego tutto meglio. Benissimo, cominciamo a crearci la prima ala. E io parto esattamente, guardate, prendendo spunto da questa V che forma il mio merlettino. Prendo le mie forbicine e mi delimito quindi quest'ambito di azione. Tac. E tac. Da qui farò venire fuori la prima aluccia. Bene, come prima cosa questo va troppo oltre e allora io taglierò questo merlettino così, tac. Quindi, girandolo verso di me per rendermi sempre conto di come è fatta un'ala, comincerò a tagliare fino ad arrivare a questo merletto, tac, e staccarlo in maniera quanto più elegante possibile, quindi intendendo con elegante morbido. E seguo così l'andamento del merletto, tac, e tac, fino a raggiungere, ripeto, troverete le sagome, poi su quelle voi ci lavorerete.
Quindi, arrivati a questo punto, decido quanto larghe voglio che siano queste mie ali e decido dove far scendere quindi la piega dell'ala stessa. Ecco, la mia scenderà in prossimità di quest'anza, tac. Vedete, così si staccano da sole e prendono in un certo senso vita automaticamente. E tac. E la prima parte di ala, mettiamola così, è fatta. Adesso faccio la seconda aluccia. Allora, per la seconda ala invece, essendo quella un pochettino più lunga, perché come hanno le farfalle le ali, una più corta e una invece più lunga, la posteriore, e allora prenderò sempre questa V come punto di riferimento, ma la lavorerò in maniera differente. Tac. Scendo fin qui e poi salgo fino a incontrare il merletto qui su. Ecco qua, in maniera poi naturalmente questi angoli che sono venuti troppo retti li smusso. Anche questo lo rendo un pochettino più, ecco, così. Tac. Perfetto. E le nostre alucce sono pronte e verranno montate sulla farfallina proprio così. Tac. Vedete? È uno dei due lati della farfalla. Fate la stessa cosa anche per l'altro paio di ali, che naturalmente dovrà essere speculare. Quindi, che intendo per speculare? Che tutto quello che avrete fatto in questo senso, adesso dovrete farlo nel senso opposto. E allora, mettetevi ad esempio quella che avete fatto prima e cominciate a lavorare. E allora... uno, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tac, e poi 'aggiungere qui e congiungere i due latini. Ecco l'altra luccia del tutto speculare, quindi con la parte convessa, in modo che le due ali poi si fermino e stiano una da una parte e una dall'altra. E facciamo anche la parte anteriore. Perché vi dico speculare? Perché questa carta da giro torta non ha la stessa consistenza da ambo i lati. Da una parte è satinata, mentre dall'altra parte è lucida e quasi impermeabile. Lo vedete anche dal riflesso che fa, che è molto differente. Ve l'avvicino per farvi intendere. E io voglio che tutti e due i lati abbiano questa parte lucida in evidenza. Per questo faccio questo passaggio, che è leggermente più tra virgolette complicato, nel senso che devo starci un attimino più attenta, però poi nell'insieme la cosa viene bene. Perfetto, anche questa me la giro e lo faccio uguale, però così da questo lato. Ok, le alucce sono speculari e pronte. Quelle da una parte e quelle dall'altra parte. Adesso dobbiamo preparare il corpo della nostra farfalla.
Per fare questo ci occorre una mollettina, dell'acrilico, un pennellino, l'attaccatutto e i nostri pistilli di fiori. Per agevolarmi il lavoro prendo uno staccolaspiedo o anche una matita, qualunque cosa su cui la nostra mollettina possa stare ferma e io possa muoverla agevolmente. Apro il nostro acrilico e dipingo in ogni sua parte la nostra mollettina di bianco. Non tralasciate nessun particolare perché questo sarà il corpicino della farfalla. Quindi anche qui davanti, qui su. Ok, una volta fatta tutta bianca, mettete il bastoncino in un vasetto ad asciugare e aspettate finché il tutto non sia completamente asciutto. Una volta che la mollettina è asciutta, prendiamo l'attaccatutto, prendiamo il sottotorta per metterci su un po' di colla, ce ne serve un pochino, così. Ok, pieghiamo di mezzo centimetro la parte finale del nostro pistillo, quindi appiccichiamolo proprio sopra la mollettina, così, e aspettiamo qualche secondo che si attacchi ben bene. Facciamo la stessa cosa da una parte, naturalmente, e dall'altra, quindi qui così. Ok, saranno le antennine della nostra farfalla. Aspettiamo qualche secondo, quindi continuiamo il nostro lavoro. Se volete che le antennine prendano una forma più divertente, vi basterà arrotolarle attorno a uno stecchino. Quindi una volta che si sono incollate ben bene, prendete lo stecchino e fate fare un paio di giri attorno, così, e le uscite. E la stessa cosa dall'altra parte. Ok, e poi naturalmente sistematele come meglio reputate opportuno, giusto per non farle rimanere a mo' di antennine dritte. Benissimo, con un altro pochino di colla adesso dovremo semplicemente appiccicare le alucce e il nostro lavoro sarà bello e finito. Poi potrete impreziosirlo come vorrete, ve lo suggerirò, a me serve bianca la mollettina. Proprio sulla parte anteriore facciamo due puntini che saranno i due occhietti, 1 e 2, nulla di più di due puntini, ok? Eccola lì che vi guarda. Ecco qua. E adesso appiccichiamo le alucce. Abbiamo preso la colla, quindi prima di appiccicarle in via definitiva decidiamo quale sia la loro posizione migliore. Quindi provatele. 1 e 2, che ne dite? Naturalmente questa sta davanti sempre, l'ala più corta sta davanti e l'ala più lunga sta dietro, e voilà, e andiamo ad appiccicarle. Come? Semplicissimo, prendete l'aletta, intingetela nell'attaccatutto e quindi poggiatela. Idem, prendete l'altra, intingetela sempre nell'attaccatutto e poggiate anche quella.
e si può dire che mezzo lato sia già fatto. Velocemente sistematela come reputate sia più opportuno, a me va benissimo così, e procedete dall'altra parte nella stessa medesima maniera. Quindi anche qui prendete la luccia, passatela sulla colla e attaccatela. Naturalmente questa seconda parte vi verrà più facile perché avrete la specularità della prima, e idem fate anche con la seconda parte. E voilà, che carino. Allungate gli antennini in modo che escano, che fuoriescano un pochino, olè, dall'ala. Aprite piegandole un pochettino le ali della farfalla e la vostra farfallina è pronta per spiccare il volo. Ora io la vedo in anteprima e non figura carina per com'è, speriamo che dalle foto si capisca un attimino, che ve la metto sulla stecca, perché guardate, poi questa non perde la sua funzionalità di mollettina, no? Quindi potrete tranquillamente appenderla e renderla svolazzante, perché poi queste ali saranno morbide e svolazzeranno, e renderla svolazzante. A me serve bianca per una gabbietta shabby chic che faremo tra brevissimo insieme, quindi sto preparando un pochettino di queste farfalline. Potrete anche arricchire questi bordini con della Vinavil e spruzzandoci su un pochettino di glitter, oppure già ci sono le colle spray con il glitter sopra. Se vi servono solamente delle farfalline potrete fare questo tipo di intervento, se invece vi servono il più semplice possibile, come servono a me, perché a me servono, come vi dicevo, per una gabbietta shabby, e allora rimanete così, fatele rimanere semplici. Vediamo, ve la metto così, vediamo se si vede. Eccola qua, la farfallina. Sono veramente, veramente carine e semplicissime da fare. Potrete riempire veramente le tende delle camerette delle vostre bimbe, farne dei segnalibro. Guardate, anche solo così, con lo stecchino tutto bianco, guardate che sono graziose. E ripeto, mi sembra che in video non risultino carine come nella realtà. Comunque, non importa, adesso ve la fotografo in tutti i particolari, e così potrete capire effettivamente com'è questa farfallina tanto carina. Avete visto che belle le nostre farfalline? Si possono usare in 2000 modi per abbellire le tende, per abbellire come post-it, per tenere insieme dei foglietti a cui teniamo particolarmente, appesi, che ne so, in 2000 posti. Io le userò, vi farò vedere presto, per abbellire una cosa veramente, veramente carina, una cosa shabby chic. Cominciate a immaginare che molto presto sarà sugli schermi di Arte per Te. Bene, in attesa di quello, godiamoci le nostre farfalline. Spero che questo lavoretto vi sia piaciuto, sia abbastanza estivo e spensierato. E vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci!